Andiamo a vedere oggi la portiere tedesca Richthofen. La Richthofen, dovete proprio... Ok. Vediamo subito le sue caratteristiche partendo dall'inizio. Abbiamo 65.300 punti, protezione 22, velivoli. Abbiamo la possibilità di portare assaltatori, aerei esuduranti e bombardieri. Cosa molto importante, assaltatori AP utilizzano razzi AP e bombardieri utilizzano razzi AP. Aerei esuduranti... corto raggio, però sono estremamente veloci, 55 nodi di velocità e un danno di 4.500. Aerei molto veloci, artiglieria, cannoni da 105 che arrivano fino a 8.6 km, incursione aerea per attaccare i sommergibili fino a 8 km, 4.900 il danno, difesa contraerea, numero di 95, gittata, portata massima 5.2. Esplosione, abbiamo 1617 con 9 esplosioni, continuo 617, manovrabilità una portaerei che arriva fino a 34 nodi, mimetizzazione 12.2. Per quanto riguarda i potenziamenti, io personalmente utilizzo, considerate che non la gioco sempre questa questa portaerei, tra l'altro qui sinceramente una scelta tra controllo ponte di volo modificato 2 e gruppi di volo modificati 2 ci può stare tranquillamente, nel senso che è una nave diversa dalla Immelmann, ok, cambia completamente come tipologia di attacco, però mantiene l'alta velocità dei caccia, quindi potreste decidere di mettere questo qui per dare ancora più velocità, scelta vostra. Mimetizzazione aggiuntiva, in realtà questa mimetizzazione aggiuntiva non so perché l'ho messa questa cosa. Raggio di rilevabilità, no, mettete controllo parte di volo, di ponte di volo modificato 1, non so perché avevo perché l'ho messa quella, non lo so, e nel gameplay si vedrà con quella, fantastico. Per quanto poi riguarda qui, metto integrità delle aerosiluranti più 7,5%, vi consiglio di andare sulle aerosiluranti, o perlomeno io sono andato sulle aerosiluranti perché... sono veramente è un armamento da non sottovalutare, al netto che la particolarità sono le bombe AP e i razzi AP, ok. Poi qui scelta sulle armi secondarie per avere qualcosina in più di gittata, altrimenti potete mettere la velocità dei siluri più 5%. Poi qui abbiamo motore del velivolo modificato 1, scelta abbastanza obbligatoria, e poi gruppo di voli modificato 1. Il comandante che state per vedere è il comandante speciale Gunther Lutens. È un comandante che sinceramente l'ho testato così, non mi è dispiaciuto. E magari se continuo a giocare questa portaerei sarà questo quello definitivo. Però ripeto, non è che la gioco sempre. Poi dopo questo gameplay ritornerà la Immelmann, per capirci. Per quanto riguarda le skill, comunque, supremazia aerea, potenza extra migliorata, velocità 2.5 in più. Qui andiamo a mettere una vita in più per quanto riguarda l'aereo siluranti, molto importante, più punti vita più 25, riduzione per le esplosioni dei proiettili e non il danno continuo, sono cose diverse. E poi qua spoletta di prossimità più 10%, capacità di ignorare la protezione antisiluro. Qua poi vado a mettere reazioni migliorate, è una skill che durante la partita mi ero scordato di avere, perché ero convinto di avere il comandante della Immelmann, d'accordo, però ho anche reazioni migliorate. Cosa fa? Molto importante, tempo prima dell'attacco meno 80%, mettete i fighter e quindi quasi immediatamente attaccheranno gli aerei avversari, è molto importante se andate a caccia, vedi Bern, tra parentesi. Cos'altro dobbiamo dire in realtà? Sì, abbiamo la mimetica permanente, signore dei cercatori, del... non mi viene. Avete capito qual è il film? Non mi sta venendo. Quello lì. Comunque andiamo a vedere cosa può fare la nostra Richthofen con bonus economici totalmente al massimo, tranne i crediti, perché li ho finiti quelli blu. Diamo un'occhiata alla Richthofen. Via. Allora andiamo a giocare una partita con il nostro, con la nostra portaerei. Zona calda, la mappa, battaglia standard, 4 cacciatorpedinieri, un sommergibile, 3 incrociatori, 3 corazzate. Dobbiamo affrontare la Immelmann. Allora, partiamo con assaltatori per spottare. Io qua posso prendere di mira senza troppi problemi una Yamato o una Prussen. Navi abbastanza... vabbè, la Yamato la conosciamo tutti, praticamente antiera non ne ha, e quindi è facile da attaccare. La Prussen è anche abbastanza pesante, è ok. Borgogno molto veloce, Dess, Mosca, possiamo fare cittadelle. E poi tutti i cacciatorpedinieri. Vediamo un attimino prima di tutto come sono distribuite le forze in campo.
Minotauro Smolensk. Va benissimo. Addirittura. Sì, vabbè, il tasto mo non mi deve funzionare, serio. Buttali via. Oh, sono 3286 in meno. La Iate non recupera vita, eh. È una fusione, la Iate, tra... è una specie di Shimakaze, una specie di Arugumo, una specie di... hanno fatto un misto fritto, praticamente. Una cannoniera che mantiene le caratteristiche un po' della Shima, però ha una rilevabilità abbastanza alta, mi sa 6-1, quindi... da quel punto di vista perde molto. Costa 2 milioni di esperienza libera. È una nave di livello 10. È una nave speciale, non premium. Quindi uno potrebbe anche fare la spesa per dire sì, ok, ho la Iate. Però deve essere consapevole, appunto, che è una nave bilanciata, d'accordo? È una via di mezzo. Io personalmente uso lo Yamagiri e risolvo il problema. Allora, cosa molto importante, quando vedete che un incrociatore va dietro l'isola, avete posizionamento classico, Moskva, Des, guarda cosa fanno. Tra l'altro il Des, quella posizione che prende in D9, c'è una piccola sporgenza dell'isola che potrebbe garantirvi, questa qui per intenderci, dove ho il mouse, potrebbe garantirvi un po' di copertura dai siluri che arrivano da F10. Ovviamente quei due cacciatorpedinieri non devono farsi fregare dal radar, cioè lì non... lì non posso fare assolutamente io portaerei, ok? Non è che in un passaggio distruggo il Des. Anche perché la Yamato e la Montana non sembrano molto interessate ad andare. Non sto ben capendo, vabbè. Pensiamo una cosa alla volta. Perché poi magari volete fare tante cose e non ne viene bene una. Prime bombe, cittadella. Odio queste bombe AP. Io le odio. Si sta posizionando proprio là dietro. Ecco, della serie, non può scappare. Spara l'Argumo, spara il Minotaur. HE, AP, bombe. Insomma, sì, ok, può tankare, ma non è che può tankare manco 800.000 colpi. Troppo sulla prua. Andiamo un po' di aerosiluranti. Voglio giocare un po' queste. Montana si deve connettere ancora. Una cosa molto importante, ragazzi, se siete uno Smolensk, una nave X, cercate di non chiedere il fumo, veramente, parlo seriamente, perché poi se voi date il fumo, poi magari quello lì ve lo dà anche, però lo mettete in difficoltà. Gli potrebbe servire poi a lui, non so se mi spiego. Dobbiamo levare sto radar. Buono così. Tutti e tre. Grave. Gravissimo. Molto grave. Ah, vira, no? Yamato, fai qualcosa. Serio? Ho fatto le vite, ne lo provo full avanti. Ma torno sul Moskva. Come ho fatto a... wow, bravo, sei stato bravo. Sei stato molto bravo. Cioè, voi immaginate fermare un attacco sul Moskva per dare antiera alla Yamato a destra. Cioè, con tutta la buona volontà di questo mondo, direi di no. Ok, ora sono più liberi. Se proprio volete, potreste anche un piccolo attacco alla porteri. Si può anche fare volendo, tanto sta dietro l'isola. Si potrebbe anche fare un piccolo attacco. Perdete un po' di aerei, però ci sta. Proprio perché sta attaccato dietro l'isola.
Drop e via. Aereo siluranti. Diamo antiaerea alla Yamaha. Dove sta la Yamaha? Scusate, la Yamaha non era full. Mi sono perso qualcosa. Ah, ce n'è uno centrale qua, interessante. Ragazzi, ma che succede? Andiamo sulla loro Yamato. Fammi muovere la macchina. La nave. Che macchina. È un po' arrabbiata la portiera, infatti mi attacca. Ma non è un problema. Io col capitano, se spotto le navi, recupero qualcosa. Va benissimo. Il problema è la Yamato che mi ha sparato. Penso che abbia sparato a me. Questo presentimento. Via. Lui è senza motore, va benissimo. Abbiamo subito un po' di danni, nulla di grave. La falla mi serve però. Mi serve la falla. Mi serve la falla. Ragazzi, non dovete inseguire le navi in C1, eh. Cioè, prima regola. Una delle tante regole. Mai inseguire la nave in C1. Montano è fuori posizione. Mi metto in difficoltà, perché se fanno ste giocate mi mettono in difficoltà pure a me. Ora dobbiamo andare sulla Yamato. Abbiamo fatto relativamente pochi danni. Ci siamo concentrati molto sul Moskva. E meno male, mi verrebbe a dire. Se no avevano ancora un radar in mezzo ai piedi. E non mi pare il caso con tutti i problemi che hanno. Però sta a loro non inseguire la nave in A1. Ovvio. Ci riproviamo. È più bella questo 14 con doppia cittadella. Ho agganciato i siluri, gli aerei. C'ho l'aggancio rapido. Mi ero totalmente scordato. Mo' dell'aggancio rapido. Vabbè, lasciamo stare, tanto non viene. Si stanno ostinando a inseguire le navi in A1. Se faccio la virata è peggio, vado là. Mostro il lato, se no. Ma guarda che situazione qua. La situazione è bella brutta. Vabbè, l'Helbing è morto. E il Prussen è morto. Attacchiamo la Yamato. Recuperiamo vita, salviamo quell'aereo. La Borgogna la vedo messa male. Proviamo un attacco sulla Borgogna. Vedo una un incendio. Lui si è fermato. Meno male, perché è una nave molto rapida. C'è anche il DS, ragazzi. Falla. 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 Falla in tutti i sensi, falla. Falla in tutti i sensi. Allora, la Yamato è stata attirata dal fuoco dei ragazzi che sono sopra e mi va più che bene. Il problema è la Schifflen, che ovviamente non può resistere all'infinito. Fighter. Provo le cittadelle al destro, chiudo la Yamato. Tra virgolette chiudere. Devo un attimo stimolare il DES ad andare giù. Più che altro per salvare il nostro cacciatorpediniere. Lì scontro Shima. Ragazzi, non posso pensare a tutti. Il lavoro della portiera è un lavoro sporco, perché deve fare 100.000 cose. Non sono allineato. Brutto attacco. Ci sfugge dalle mani sta partita.
troppo sopra. Sono proprio abituato, si vede. La Yamato tecnicamente va giù. La posizione della portiera non mi piace che ho preso. Le ciabatte che perdo. Dobbiamo uccidere... Shimakaze mi sta inseguendo, tra l'altro. Loro hanno ancora una Yamato. Ho Yamato Hayate. Che miseria ladra. Dove sta? Ok, va bene. Questo è andato male. Troppo vicino, immaginavo. Ci riproviamo. Ah, che brutto attacco, mamma mia. 100.000 siluri da, da quel lato. Aspetta, aspetta, aspetta che ci prendono il cap. Vado a spottare a loro e poi provo a resettare. Sacrifico avete ragione pure voi, ragazzi. Però miseria ladra. Là sta il DD. Siete due contro uno. La portiera è andata giù. No, niente, devo difendere, basta. Là c'è il sommergibile, vai. Niente, difesa. Semplicemente difesa. La Hindenburg a 34. Non mi farà mai avere il lato. C'è la Shimakaze da qualche parte qua. Dobbiamo mantenere il sangue freddo. Che lo so che c'è. Oh, è molto largo. Eccolo. I siluri che arrivano. Davanti ce l'ho. Dai. Solita fortuna che ho. Ma ti pare possibile che le secondarie non sono andate? Cioè, in realtà un colpo è andato, un altro no. Cioè, ne bastava un altro. So che sta là, quindi devo semplicemente continuare. Pochi danni, perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, 100.000 danni, sono pochi. Sì, hai ragione, sono pochi. Però per quello che è successo, per quello che si è visto, va bene così, senti a me. Mia. Abbiamo vinto. Vediamo se qua a sinistra casomai ha lanciato dei siluri. Non è stata facile, perché a un certo punto mi sono ritrovato con... Perché gli scenari erano due.
Ecco i siluri che arrivano. Che t'ho detto? No, non ce la fa. Ecco, hanno fatto malissimo, tra l'altro. Due erano gli scenari. Più o meno spottava loro, dava una mano sopra. Però la distanza era tanta, quindi magari il mio intervento facevo pochi danni. Oppure dovevo difendere a destra. Tra Des, sommergibile, cacciatorpediniere, corazzata che avanzava, eccetera, eccetera, eccetera. Sono stato costretto e ho scelto per difendere vagamente il cap. Il DD se l'è presa con me, ok, perché a un certo punto mi dava la caccia e ero spottato. Infatti io sapevo più o meno dove stava, sbagliandomi, perché pensavo fosse sulla destra, invece stava sulla sinistra. Comunque, al netto di tutto, direi che è andata bene. Dispiace per cosa? Per un danno basso. Danno molto basso, 107. Pochi siluri in 17 minuti. Poco, poco. Insperata è questa doppia cittadella, devo essere sincero. Io queste bombe, la tipologia del bombe a pile le odio. Odio anche l'attacco della Curio. Stessa identica tipologia, eh. Attacco a pile, orrendo, non mi piace. Non mi piace, non mi trovo. Non lo so usare, decidete voi. Qua, qua ho fatto un approccio un po' brutto. Andiamo a destra. Aerei di carta. Me ne arriva uno. No, due. Un'altra cittadella insperata. Vabbè. Andiamo con gli assaltatori se ho tempo. In realtà più le erosiluranti, però va bene così. Vabbè, con queste ultime cittadelle abbiamo fatto... abbiamo aggiustato un po' il danno, abbiamo fatto qualcosina in più. Sulle secondarie, perché sulle secondarie... un po' di fortuna in più anche lì, magari. Vabbè. Chiudiamo a 133,7. 18 siluri, 15 bombe, assaltatori 37, 4 aerei, 8 caccia battuti, distrutti 3, 6 cittadelle. Qua abbiamo fatto contro i 10, attaccato quello, cittadella 1006. Allora, abbiamo fatto o 1640, oppure ce l'ha pagato di più e siamo saliti sul 1850. Quindi o siamo sul 1650 o siamo sul 1850. Due alternative. 1647. Che ti ho detto io? Uno dei due mi deve pagare. E mi ha pagato quello più basso, 1647. Avevo detto 1650 e mi sono sbagliato di 3 punti. Va benissimo. Abbiamo fatto male a Mosca all'inizio, al Des fino a un certo punto, perché poi, ripeto, lui col fatto che va a destra e a sinistra non ti dà l'angolo per i razzi, al netto che poi ho sbagliato ad attaccarlo, ma non la gioco sempre, anzi non la gioco quasi mai sta porteri. Abbiamo fatto armamento secondario 3,96 sul cacciatorpediniere, siluri quasi 50 e poi, vabbè, insomma, potete leggere, crediti, levate le varie spese, 398.000. Torniamo nel porto. Il problema a un certo punto è stato prettamente che per poter attaccare un incrociatore o comunque sia una nave in generale con gli assaltatori avete bisogno del lato pieno, altrimenti rischiate di rimbalzare e di non penetrare assolutamente nulla. Con le bombe stesso identico discorso, se lui un attimino si va a muovere la bomba va nell'acqua e farete 0 danni, ne sganciate 3, quindi non è che avete un tappeto di bombe come le inglesi con le HE. È una tipologia completamente diversa. Per quanto riguarda le erosiduranti, forse è quella che ha più possibilità di andare a segno, perché se lui sta virando, virate un attimino il canale dei siluri e lo beccate, 1-1 va a segno. Sono attacchi comunque molto complicati con navi in movimento. Se un incrociatore si mette dietro l'isola, risulta essere per assurdo un pochino più facile. Poi dipende, insomma, dai movimenti che va a fare. Al netto di tutto... di tutto quello che avete visto e che ci siamo detti, è una nave che a me personalmente non mi fa impazzire. Se dovessi scegliere tra questa e la Immelmann, andrei sempre e comunque sulla Immelmann. La Immelmann secondo me viene prima di tutte le altre portaerei a livello 10 da sempre, praticamente da quando è uscita.
Ragazzi, video terminato. Io come sempre vi ringrazio per like, i commenti e le visualizzazioni. E noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao! Wait for them to ask you who you know. Please don't make it.